La situazione è sicuramente molto difficile per il paese. Io penso prima di tutto per i lavoratori, penso prima di tutto per le attività commerciali in difficoltà, penso ma anche a quelli che sono state tutte le popolazioni colpite dai sismi che sono ancora vivono in condizioni precarie e che attendevano risposte e modifiche normative dal governo per poter finalmente normalizzare le loro condizioni di vita, penso ai lavoratori, ai rinnovi di contratti. Ecco. Una crisi politica e una crisi di governo in una situazione del genere vuol dire paralizzare ogni percorso avviato dal precedente governo Conte per poter risolvere questa questione e procrastinare le decisioni, aumentare le sofferenze per il paese. Quindi, una critica profonda da parte mia e anche dal mio partito politico per questa scelta che pochi comprendono e molti ritengono una scelta irresponsabile da parte di chi ha provocato questa crisi politica. L'incarico che il Presidente della Repubblica si è trovato costretto ad affidare a Draghi, tenuto conto della impossibilità rilevata dal Presidente Fico di trovare una maggioranza che sostenga un governo Conte 3 è diciamo, l'ultima spiaggia per poter evitare le elezioni che porterebbero sicuramente ulteriori difficoltà al Paese. Certo, Draghi è un tecnico, non è un politico e in una situazione come l'attuale dove, diciamo, a differenza di quanto era avvenuto con il governo Monti, dove c'era da risolvere un problema finanziario e di indebitamento, di grosso indebitamento pubblico nei confronti dell'Europa, quindi era necessario operare tagli e riforme strutturali e quindi la mission di Monti era, diciamo, un governo finalizzato a risanare la finanza pubblica. Nella situazione attuale lo scenario è completamente diverso. La finanza pubblica sì, passa in secondo piano, nel senso che le risorse l'Europa ce le dà diciamo, a mani ampie e quindi si tratta soltanto di trovare le modalità per distribuire queste risorse a seconda di quelle che sono le priorità. E quindi un governo tecnico in una situazione in cui in realtà dovrebbero avvenire delle scelte di carattere politico perché questo è quello di cui ha bisogno adesso l'Italia, cioè politicamente scegliere quali sono i settori da privilegiare con i soldi del recovery fund, sicuramente sarebbe stato più opportuno avere un governo politico e non un governo tecnico. Il tecnico Draghi sicuramente farà scelte con il bilancino calibrate, ma senza tenere in considerazione quelle che sono le priorità del paese e questo sicuramente non è una cosa positiva. Poi tutto dipenderà anche dall'atteggiamento, se confermato, del Movimento 5 Stelle, perché se come pare e come preannunciato dal segretario del Movimento 5 Stelle, non ci sarà nessun appoggio da parte del Movimento 5 Stelle e Governo Draghi, penso che ogni nostra considerazione cada nel nulla e per carità, poi sentiamo quali sono gli obiettivi di Draghi, quali sono le priorità e penso anche da parte del mio partito politico a livello nazionale tutto ancora resti da verificare sulla base di queste considerazioni, senza escludere la possibilità di tornare al voto. Ma certamente un'alleanza di centro-sinistra sarebbe la cosa auspicabile perché ovviamente per fare scelte che abbiano un indirizzo con una priorità sociale, con attenzione al mondo del lavoro, con attenzione ai problemi delle famiglie, piuttosto che scelte legate ad altre priorità, sono scelte che competono a governi di sinistra o di centro-sinistra. Il problema è che il perimetro del centro-sinistra al momento sembra essersi ridotto
e non credo sia una strada praticabile ricondurre, diciamo, chi ha provocato questa crisi, quindi Renzi e il suo gruppo politico all'interno del perimetro del centro-sindistra per evitare sicuramente nuove cattive si è verificato, anche perché poi l'obiettivo del governo di Renzi è stato quello di spostare l'asse politico verso destra, verso il centro, e non è escluso che stia cercando, diciamo, alleanze con Forza Italia e tentando di portare dentro una compagine di un governo tecnico anche per la forza politica. Però la cosa a me preoccupa assai, non tanto per Forza Italia quanto per l'ingresso in un governo tecnico anche di altre forze di destra come la Lega e Fratelli d'Italia.